imbrattano i muri del centro, beccati! Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, intorno alle 3, alla centrale operativa dei carabinieri di Rovigo è pervenuta una segnalazione da parte di un cittadino che comunicava che alcuni giovani stavano imbrattando il centro storico di Rovigo. Sul posto è stata immediatamente inviata una pattuglia della locale sezione radiomobile che è riuscita così a sorprendere un piccolo gruppo di persone che stavano scrivendo con delle bombolette spray sui muri di alcuni edifici delle vie Muro Seminario Vecchio e Badaloni, nonché bloccarne due. Nella circostanza i carabinieri sono riusciti anche a rinvenire una bomboletta di vernice spray di colore arancione che è stata sequestrata. Per i fatti in questione sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Rovigo per deturpamento e imbrattamento di cose altrui due ragazzi incensurati del posto, di 27 e 25 anni. Gene Gnocchi Matatore al Censer, uno show divertente dove la comicità ha lasciato spazio anche a riflessioni, quello portato in scena venerdì sera al Censer da Gene Gnocchi con Se non ci pensa Dio, ci penso io. Lo spettacolo realizzato in collaborazione con Arteven nell'ambito di Aria Aperta, la stagione estiva del Teatro Sociale di Rovigo. Il poliedrico artista ha vestito i panni di un capufficio affiancato da un assistente, interpretato da Diego Cassani, che suona la chitarra mentre protocolla gli atti. L'attore, attraverso la sua comicità e la sua bravura, è riuscito a catturare e coinvolgere il pubblico ed ha fatto il pieno di applausi. La serata è andata bene anche dal punto di vista organizzativo per il primo spettacolo con l'entrata in vigore del Green Pass. La carica dei 200 sui pedali per il Giro. Oltre 200 partecipanti ieri mattina nelle varie categorie del Giro del Polesine, competizione ciclistica valida come quarta prova del Criterium Veneto Medio Fondo. Sorprendente la velocità media, oltre i 45 km orari. Sebastiano Scatà, primo nella categoria Junior, Francesca Ravazzolo tra le donne, Alessandro Marchiori per i Super Gentleman A, Sergio Camon tra i B, Federico Carretta nei Senior 1, Pelanek Lubos per i Veterano 1, Giuseppe Amato tra i Veterano 2 e Sergio Scremin per i Gentleman 2. Sono questi i vincitori del Giro, partito dal Corso del Popolo per ritornarvi con lo sprint finale dopo 100 km attraverso il cuore del Polesine. Veneto in arancione coi vecchi parametri. Questa mattina, in diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera, il governatore del Veneto, Luca Zaia, è tornato a illustrare i dati sul contagio da coronavirus. Sono 425 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, su 13.600 tamponi. Sale l'incidenza perché era domenica e sono stati eseguiti solo tamponi per il tracciamento, non lo screening. A oggi sono 13.779 i positivi in Veneto. I ricoverati scendono 206, dei quali 24 in terapia intensiva. La stragrande maggioranza dei ricoverati, se non quasi la totalità, non sono vaccinati e ci sono due decessi, sottolinea Zaia. Come vedete, questa ondata non ha replicato la storia inglese. Non abbiamo assalto all'ospedale, abbiamo sì diversi positivi ogni giornata, ma non tanti ricoveri. Se oggi avessimo ancora i vecchi parametri, saremmo in zona arancione. Zaia toglie i tamponi gratuiti! I tamponi non saranno più ad accesso libero come è stato fino ad oggi, perché il sistema rischia di andare in crash. Lo annuncia il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, parlando del nuovo piano sanitario. Il fatto che questi tamponi vengano fatti da sanitari che vengono distolti dal loro impiego negli ospedali crea una gestione molto complicata. Zaia spiega come, in base all'accordo nazionale siglato dal commissario Figliuolo con le farmacie per il prezzo dei tamponi, chi vorrà farli dovrà andare in farmacia e pagare. Faremo dei punti per i tamponi, soprattutto nelle località balneari, per gli stranieri che devono rientrare pagando 22 euro e i cittadini possono andare nelle farmacie a prezzi calmierati. Conclude Zaia, ricordando che comunque chi vuole può vaccinarsi subito, anche oggi per oggi. Adria diventa più smart con CNA. Adria, città sempre più smart, è la sfida lanciata dal progetto promosso dalla CNA, finanziato dalla Camera di Commercio Rovigo Venezia, sostenuto dal Comune con alcune iniziative di riqualificazione e rigenerazione urbana. Tra le principali iniziative, la prima domenica 19 settembre con il Check Service Day, con la possibilità di controlli gratuiti delle auto per i cittadini che si prenoteranno. La seconda, il mercoledì 6 ottobre, con un convegno all'Istituto Alberghiero Cipriani sul tema cibo e salute, con il coinvolgimento di studenti, amministratori pubblici e imprenditori, per parlare della qualità e genuinità dei prodotti alimentari, marketing sensoriale e marketing comportamentale, per arrivare alla sicurezza nel piatto. La terza, giovedì 7 ottobre, con Slow Tourism, un percorso di navigazione lungo il Canal Bianco con visita ai siti di interesse storico, artistico, archeologico di Adria del Delta, con degustazione dei prodotti tipici locali.
Il progetto è stato presentato venerdì scorso a Palazzo Tassoni, alla presenza del sindaco Omar Babierato, affiancato dalla vice Vilma Moda, con Alberto Capuzzo della Camera di Commercio, Emanuela Carlini, presidente di zona CNA, Matteo Rettore, segretario provinciale CNA, Franco Cestonaro, funzionario CNA, Lorenza Fogagnolo, dirigente scolastica dell'Alberghiero Cipriani e Letizia Guerra, presidente Proloco.